questo il PD Letta lo controlla poco, perché pare che sia pieno di renziani che votano come dice lei. Renziani, che è un virus, il virus, no, si chiama Covid, però no, a me mi raccontano, lui è molto preoccupato Letta, che perché non tampone. Controlla le truppe. No, io penso che sia un... I renziani dal PD sono venuti via, diciamolo. Cioè, chi è renziano non è nel PD. Mm. Perché questa storia che sono renziani loro... Cioè, ma vuol dire che Lotti e Marcucci non sono renziani, ma Renzi. Allora vuol dire che Renzi non è renziano. Non ho capito, cioè, io non lo so. A parte sembra davvero... sono renziani dentro. Ho capito, e poi c'è renziani fuori. Ragazzi, io sono per il vaccino. Guardi, il vaccino sul renzismo ha funzionato. Prima dose, seconda dose, terza dose, ma non vanno a vaccinare. Facciamo ridere anche il professor Crisanti. Salve, professor Crisanti. E dov'è Crisanti? Salve, buongiorno. Lei è a Londra, vero? Sì, sì. Ci sono i bookmaker a Londra che scommettono sul presidente. Lei ha scommesso? No, no, guardi, non mi sono appassionato sul presidente. Beh, io penso che Crisanti abbia altre cose da fare in questo periodo. Esatto. Diciamo, si è più preoccupato di altro. Però posso dire una roba. La vicenda è molto semplice. Noi siamo a un passo dalla conclusione di questa partita. La Costituzione prevede questa procedura molto barocca, se lei vuole. Non è barocca, cioè è una procedura costituzionale, rispettiamola. C'è una liturgia. Se domani ci fosse il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, e tocca agli italiani eleggere il Presidente della Repubblica, sarebbe tutto molto più semplice. Campagna elettorale, vince Tizio, vince anche se Baio. Silvio ha fatto un passo in avanti, pubblicità sui giornali, pro se stesso... però ha visto come gli è andata a finire. Era già successo un'altra volta. Nel 1999, bravo. Emma Bonino, che aveva un grande consenso, allora utilizzò la campagna elettorale per la presidenza della Repubblica e poi ottenne uno straordinario risultato alle europee, mi pare un 8 o 9% in Piemonte, credo. Ebbe un risultato molto, molto importante. Detto questo, le dico, ragazzi, abbiamo da sistemare la vicenda virus, che è ancora, come dire, una vicenda che sta nell'agenda politica in modo molto significativo. Caro Bollette, che è un bel problema. Fammi tensioni geopolitiche. Una cosa a Polito, però, perché sta osservando, come sempre fa lui, con molta attenzione e parla poco. Sono un osservatore, osservo. È osservatore. Questo Renzi, che in questa fase gioca questa partita come quello che unifica, quello che cioè il contrario di quello che è Renzi, devo essere proprio sincera. Cuce, mette d'accordo, parla con tutti. Ti convince? Cosa hai in mente? Ma a lui piace vincere, voglio dire, anche 7 anni fa unì, non è che divise, fece uno sgambetto a Berlusconi, ecco, che forse magari si è vendicato poi nella campagna referendaria. Ah, sicuro. Schierandosi contro insieme a tutto il resto del centrodestra. Ma la cosa interessante è un'altra, è che lui stavolta vince se non è l'ago della bilancia, lo diciamo prima. Cioè lui vince se riesce a ottenere, vince la sua posizione. Cioè la sua truppa di 45 che continua a pigliare grillini non serve a poco? Sì, insomma, alla fine, sai, è stato dipinto all'inizio Renzi, la sua pattuglia fa vincere il centrodestra, porterà i voti a un candidato di centrodestra. Non l'ha fatto finora, bisogna dire la verità. E d'altra parte non è manco organico il centrosinistra, quindi sta facendo una partita che venga fuori uno eletto con una ampia maggioranza, mi sembra, diciamo, onesto. Posso fare una domanda? Se la convince... Ed è vero che Berlusconi me l'ha fatta pagare, però posso dire, lo rifarei, nel senso che Berlusconi ha sbagliato ad attaccare Mattarella nel 2015, secondo me ha sbagliato anche sul referendum, però sul referendum hanno deciso gli italiani, quindi hanno ragione loro, punto. Però su Mattarella mettersi contro fece un errore. Dopodiché me l'ha giurata. Voglio vedere una cosa, succede, però, capita, perché stavo ragionando sulle cose che ha detto. Scusa, è carino, Mattarella votato solo al centro-sinistra, adesso accolto dall'ovazione, il più grande presidente della storia. Napolitano, primo mandato, votato solo al centro-sinistra, accolto, devi rifare richiesto, il presidente. Richiesto, a gran voce. Cioè, alla fine, poi, perché? Perché queste persone smettono di essere persone di parte. Roma ha detto ecco, Mattarella. Anche se a Napolitano poi gli hanno fatto pagare che ha accettato, perché il secondo giro, che è il motivo per cui Sergio Mattarella, diciamo, non lo farà mai. Questa, ma se il centrodestra fa un nome che la convince, lei lo vota anche se il PD decide di non votarlo? Ma guardi, se il centrodestra fa un nome nell'interesse del paese, io ho ragione di credere che il PD lo voti. Ma è evidente che se c'è un nome che ce la può fare e che va nell'interesse del paese, è evidente che si vota. Cioè qui nessuno di noi vuol mettere la bandierina. Quello che io dico, quindi lei apprezzando farebbe salto l'analisi, in quel caso. No. Io apprezzo l'analisi di Polito e dico, guardate, se siamo bravi e siamo responsabili, oggi noi abbiamo molti elementi per essere responsabili. Dobbiamo tenerci la mascherina fuori, dobbiamo stare attenti alla sostenibilità. Vabbè, comunque, ecco, insomma, ho capito, c'è un benissimo. Bisogno di responsabilità anche politica. Il Presidente della Repubblica bisogna cercare di fare di tutto per reagire tutti insieme. Con una scelta politica, mandiamo Draghi e facciamo un governo di un certo tipo, mandiamo un altro
rafforziamo il governo Draghi in termini di sostegno senza fargli trabocchetti in Parlamento. In ogni caso portiamo con l'interesse un rimpasto pure? Ma io non credo che sia questo, okay, il tema. Il punto è evitare che quando lui porta un atto qualcuno gli faccia una fregatura in Parlamento, perché insomma ci vuole la maggioranza che regga. Moratti, ecco, o Casellati sono votabili una donna una volta nella vita? Io penso che noi abbiamo bisogno a tutti i livelli di donne. Dopodiché il punto vero è che le donne, Moratti, Casellati, tutte le altre donne che sono uscite in questi settimane e mesi, devono avere il consenso in Parlamento. È perché, capito, se no... I numeri, dice... i cioè, numeri. Chi dice, io voglio mettere una donna, paradossalmente, secondo me, offende le donne. Cioè, se tu dici, io voglio mettere Mirta Merlino, perché ritengo Mirta Merlino adatta a questo ruolo, bene. Ma se io dico, voglio una donna, trovatemi una donna... E non va bene, non è questo il metodo. E lo dice uno che quando infatti, ha fatto il Presidente del Consiglio... Infatti ha fatto due nomi, Casellati, no, infatti, sono votabili. Non lo dicevo. È del tutto evidente che Moratti e Casellati sono due nomi che il centrodestra potrebbe portare al tavolo. Vediamo se lo farà. Vediamo se su questi nomi loro... Una è la Presidente del Senato, una è stata il Sindaco di Milano. Ci pensa quando ho accade. Ho l'impressione che il centrodestra stia guardando... Guardi, vede il pallottoliere che mi ha fatto vedere lei. Il centrodestra sa che se porto un nome che non va bene e poi ci rimane... Non c'è più centrodestra. Non c'è più Salvini e Meloni a dare le carte. Sono due nomi allora abbastanza loro, forti, mi loro devono dicendo, avere giusto? Che sia, qualunque quindi sia il nome, un nome passa. Sul quale sono sicuri di farcela. Perché se ne la fanno... Lo fanno gli altri. Lo fanno quegli altri. Fanno oppure gli altri. Arriva la quinta Draghi senza accordo Draghi politico. Come cedimento, allora, come collasso strutturale del sistema politico. Benissimo, in questo caso come collasso strutturale. Allora, abbiamo fatto una trasmissione tutta molto noiosa, secondo me, perché tutta molto tecnica politica, però questo prevede la Costituzione. Se io fosse l'ho cambiata... divertentissima. No, voi a casa come ci avete trovato? Sì. Fatecelo sapere, okay, per cortesia. Con un hashtag su... Nel frattempo devo arrivare da Crisanti. Andate a parlare di cose serie, io vi per lascio... Per forza, perché dobbiamo capire la pandemia e ci lascia un po' di tregua. Mi sembra molto importante questo. Previsioni del professor Crisanti, non sul Quirinale, ma su tutto il resto. Grazie, grazie Matteo Renzi, grazie Antonio Pollo. Ci aggiorniamo la settimana prossima, ci risentiremo, credo. Lo scopriremo solo vivendo. Va bene, Crisanti.